Io so che le autocitazioni sono sgradevoli, non sono politicamente corrette, però vi prego di scusarmi, io vi leggerò una pagina di un libro che ho scritto su il metodo per costruire le liste civiche. Racconto di un'esperienza di tutti noi, quelli che hanno partecipato anche a quell'avventura. E vi voglio leggere questa pagina. Siamo appunto nel 2004. Grazie. Affiggemmo a Roma e in molti comuni della regione un manifesto nel quale campeggiava l'immagine dell'apertura di un cantiere per rendere l'idea di un'operazione che partiva dal basso, dai territori e alla quale tutti i cittadini erano chiamati a partecipare. In precedenza erano state progettate e poi presentate liste civiche regionali in Friuli Venezia Giulia e in Sardegna, ma nel Lazio per la prima volta ciò avvenne indipendentemente dall'impulso e dalla decisione di un candidato presidente. Attraverso un impegno comune furono le stesse realtà locali, presenti in molti consigli comunali, a proporsi per partecipare alle elezioni con una propria lista autonoma. Infatti, quando presentammo alla stampa e all'opinione pubblica il nostro progetto, mancava un anno all'appuntamento elettorale e il centrosinistra era ben lontano dall'avere individuato il proprio candidato. L'ossatura della lista era quindi rappresentata da un numero consistente di esperienze civiche locali. Proprio tale fisionomia rendeva assolutamente credibile l'iniziativa. Da un lato, nei loro territori, queste liste erano sufficientemente consolidate ed apprezzate. Dall'altro, il loro coinvolgimento dimostrava che la lista regionale non sarebbe stato un mero espediente elettorale, ma invece una riproposizione in scala maggiore di quel fenomeno che in tanti comuni spingeva semplici cittadini a mettersi in gioco per il buon governo delle istituzioni. L'iniziativa possedeva di per sé delle buone potenzialità e sarebbe bastato aggregare attorno a questo nucleo di autentico civismo ulteriori pezzi di società civile, rappresentativi del mondo delle associazioni, del volontariato e di altre realtà organizzate per ottenere comunque un risultato importante. Ovviamente la nostra realtà avrebbe ottimizzato le proprie possibilità elettorali se il candidato presidente avesse avuto un profilo civico o perlomeno non fosse stato espressione diretta del sistema dei partiti. La lista allora avrebbe potuto inserire nel proprio simbolo, nel proprio logo e nella propria denominazione il riferimento al candidato e così sarebbe riuscito a occupare buona parte del vuoto presente nell'universo elettorale. Fu proprio quello che accadde. Ecco, ho voluto leggere questa pagina. Grazie. Ecco, quindi vuol dire che quella lista che nacque appunto in tempi non sospetti, un anno prima delle elezioni, nasceva sulla base di un metodo e noi ora non dobbiamo far altro che riappropriarci di quel metodo. E poi ne parleremo alla fine, come costruire questa lista civica, partendo naturalmente da una certezza, da un nucleo, da uno zoccolo duro, rappresentato dalle decine di liste civiche esistenti in questa regione. Veniamo adesso velocemente, perché non voglio che facciamo tardi, poi è giusto che dopo, diciamo, la parte ufficiale di questa riunione sia possibile per tutti poter esprimersi. Veniamo adesso a un argomento fondamentale, che è quello, come noi abbiamo definito nel manifesto, delle cose da fare, quello che i partiti chiamano con un linguaggio burocratico le questioni programmatiche. Noi diciamo più semplicemente le cose da fare. Allora, fermo restando che anche questa volta il programma della lista sarà costruito in modo partecipato, e per partecipato intendo sia rispetto ai territori. Facciamo un esempio: le questioni di Latina se le vedranno gli amici di Latina, naturalmente in un quadro generale, ma se le vedranno gli amici di Latina, non verranno imposte da Roma o da Frosinone. E poi io credo che, come facemmo l'altra volta, noi immediatamente dobbiamo mettere in moto dei gruppi di lavoro tematici per cominciare ad approfondire e fare delle proposte sulle grandi tematiche, sulle grandi questioni di competenza della regione. E quindi metteremo in moto un meccanismo per cui chiunque è intenzionato a lavorare su questo manda una mail all'indirizzo elettronico della lista civica per il Lazio.
Fermo restando che questo sarà il percorso, come fu 5 anni e mezzo fa, io credo che noi 2 questioni che ci rimandano a 3 temi le dobbiamo comunque rilanciare. Una riguarda la sanità. Noi sulla sanità siamo stati gli unici in Italia, dopo un lavoro svolto da un gruppo di cittadini, esperti del settore, primari e ospedalieri, siamo stati gli unici ad elaborare una proposta che spezza in modo chiaro e netto il legame torbido tra politica e gestione della sanità. Siamo stati gli unici in Italia, abbiamo presentato questa legge in consiglio regionale, l'abbiamo presentata alla stampa, sono venuti i medici più importanti d'Italia con un meccanismo molto semplice, che è quello di togliere gli spazi di intervento agli assessori, alla politica, e darli agli operatori del settore, a quelli che lavorano negli ospedali. Cosa volete che ne sappia un assessore regionale di quello che serve in un ospedale, di come si gestisce un ospedale? Guardate, è una cosa semplice, abbastanza semplice, che rivoluzionerebbe completamente il meccanismo. Io, tra l'altro, giorni fa sono rimasto molto irritato quando ho visto un parlamentare, del quale non faccio il nome, si chiama Roberto Grassut, che è un parlamentare e sino a poco fa era il segretario regionale di quel partito, del Partito Democratico, e adesso sabato in lizza per continuare ad esserlo, ma credo e spero che non ce la farà. Bene, questo collega ha avuto il coraggio giorni fa di dire: io voterò il mio avversario al congresso regionale, senza che ci addentriamo troppo nella vicenda, condizione che lui mi garantisca 2 cose. Una di queste era spezzare il legame tra politica e sanità. Ecco, dove cavolo era quando noi presentammo in consiglio regionale questa proposta? Io lo vedevo, l'ho denunciato in consiglio regionale, io lo vedevo a Via della Pisana. Ma lui veniva per i rimpasti, veniva per decidere gli assessori che entravano e quelli che uscivano, ma io non ho visto un atteggiamento del gruppo, come dire, da lui coordinato politicamente, il gruppo più grosso della regione, di sostegno a quella legge. E noi dobbiamo rilanciarla questa iniziativa. Ci sono decine e decine di medici che aspettano che noi facciamo questo con coraggio. E poi, sempre parlando di sanità, c'è una seconda questione sulla quale già stiamo lavorando, che è un progetto elaborato da un gruppo di medici coordinati dal professor Ragusa, che dovrebbe essere in sala, anzi davanti a me, dell'ospedale di Rocca Priora. È un progetto che punta a risolvere il secondo problema devastante della sanità, ed è l'azzeramento delle liste di attesa. Guardate che si può fare, e si può fare anche a costo zero.